Plexi. Glasses. What the fuck? Plexis, glasses. Bentornati in una nuova puntata di Case Abbraccio. Ho deciso che tanto noi facciamo i case, li facciamo a braccio, perché non guardiamo niente prima, partiamo così a bomba e li guardiamo così come sono, dando le prime impressioni. Come la chiameresti una serie del genere? Prima impressione di un case. Prima impressione di un case. Quello che vi proponiamo oggi è l'Hightech o Hightech Do... è scritto Doucher, quindi sarà Doucher. Sarà Doucher, tipo Voucher. Non lo so la pronuncia, ma ce lo faremo dire da loro. Non credo sia Doucher perché è brutto. Doucher. Doucher. Vabbè, lo chiamiamo così. Poi Hightech o Hightech ci perdonerà se abbiamo sbagliato. Non squilla il telefono per 6 ore, poi dice registriamo, telefoniamo a Strota, telefoniamo. Pronto, si fissa? Sì. Detto questo, ragazzi, non ci resta che andare a fare questa prima impressione. La fai adesso? Andiamo a fare. Io non ce la faccio più. Questo è Micro ATX, vetro temperello, come dice Stefano. Davanti, prima lui ha appurato, come avete visto, che davanti è Plexiglass. È finita la recensione. Costo 42 euro, compratelo, secondo me è un buon prodotto. Che dici, mastro? Tutto a posto. Vero temperato, attenzione, brividi per i tifosi in questo momento. Allora, MicroATX, ragazzi, MicroATX mi prende soltanto schede madre di tipo MicroATX o Mini ITX. Allora, a guardarlo da davanti, adesso voi tanto lo avrete già detto, perché lo so che voi avete fatto i furbetti, l'avete visto, sembra un Lunar in piccolo, e mi sembra anche a me. Lunarino, potremmo chiamarlo Lunar 17. Lunarino. No, perché 17 porta male. Mini Lunar... Moon. Lo chiama Lunar. Non ci hanno inventiva questi ragazzi. No, infatti, questi ragazzi mi si perdono in un bicchiere d'acqua. Cosa troviamo all'interno di questo case? La prima impressione è che praticamente l'alimentatore stranamente si ritorna a un vecchio standard. Si monta in alto, quindi si monterà qui sopra l'alimentatore. Questo è una cosa un po' strano, è una cosa un po' particolare, perché al giorno d'oggi trovare un alimentatore che si monta a... Ma tu sei bello e il nostro pubblico femminile ha bisogno di questo. Il case si ritorna appunto al vecchio stile, alimentatore in alto, quindi con ventola rivolta verso il basso, quindi andrà a aspirare l'aria calda che sale, i fumi, gli odori verranno aspirati tipo la caffa e verranno buttati fuori nella parte retrostante. Questa cosa qui, che in realtà si è un po' persa per un discorso sia estetico e anche funzionale, per far pescare aria fresca direttamente all'alimentatore, non era così sbagliata, perché comunque in un case che sopra è totalmente chiuso, non è aperto, aiutarlo nell'estrazione non è male. Sì, questa è una doppia cosa, ti posso dire, è un ritorno al passato, perché comunque è sempre meglio avere l'alimentatore in basso col sopra aperto, giustamente tu dici, se sopra è chiuso tanto vale metterlo sopra. Ok, sì, potrebbe, però ti dico anche che tanti alimentatori a oggi hanno la scritta fatta in modo per andare sotto, quindi questa cosa potrebbe poi risultarmi antiestetica, oltre che non buona a livello funzionale, questo lo devo dire, quindi non, questa scelta a me personalmente non è che mi piaccia molto. Sono scuole di pensiero, secondo me invece di fare, cioè normalmente il best sarebbe stato traforato, filtro antipolvere, possibilità di mettere almeno due ventole a 12 sopra, certo, e alimentatore in basso. Così non costava 42. E quello dicevo, per costare 42 euro da qualche parte bisogna andare a limare, bisogna tagliare qualche cosa. Comunque, troviamo la predisposizione per montare due SSD così in verticale, con le prese che vanno a finire qui sotto per andare dietro e fare il cable management. Sì. Quindi 1 e 1-2. Poi c'è ancora questa slitta. Ho trovato una cosa carina che manca a tanti case anche più costosi. Vediamo se la vedi anche tu. Una cosa carina che manca a case costosi qual è? I fori, quelli sotto per... I fori, quelli sotto... Per passare i cavetti della... Ah, ma questi? Sì. Ah, per passare i cavetti audio, eccetera. Sì. Beh, naturalmente, con il fatto che l'alimentatore sta in alto, troviamo qui quasi
a fondo a fine case gli spazi per far secondo me l'hanno fatti forse un po' troppo in alto, perché vedi quando sì, andrai a mettere la scheda madre il RTX arriverà con io, deve passare da sotto, però quello è vero, li devi passare prima, esteticamente è meglio perché poi non si vedono, però all'atto pratico se te li scordi poi esatto, devi svitare. Esatto, nella parte frontale troviamo due ventole, queste che già conosciamo molto bene perché le troviamo nel Lunar. Sono... Non so se sono uguali, No, non sono uguali perché cambia la griglia interna, che vi posso dire hanno fatto uno step un po' più innovativo a livello di griglia interna, perché noi le troviamo sempre con la classica stellina ninja, questa invece è fatta un po' più, come vedete, un po' più carina, perché comunque la direzione dell'aria va sempre verso queste stecchette dove c'è il motorino che fa girare le pale. Però, curando anche il lato estetico di queste quattro lineette che ci sono in tutte le ventole, la famosa stellina ninja come la chiamiamo noi, acquistano comunque sia un po' più di estetica. Quindi questa cosa dobbiamo dargli atto, sì, che non so se sono stati gli inventori, insomma, che hanno fatto questa evoluzione delle ventole, però apprezzata, molto apprezzata. Notare che comunque niente, questa cosa l'abbiamo notata in un sacco di case, ovviamente non mi aspettavo di non trovarla qui, si vede che vanno un pochettino a risparmio sul telaio, vedete addirittura c'è scritto là, ODD, ODD che vuol dire Optical Disc Drive, quindi come dice Stefano, quindi gli costa evidentemente meno in fase di produzione lasciare questa parte, anche se poi non è possibile montarci un masterizzatore da 5 e un quarto. È impossibile, diciamo che tengono il telaio questo dietro, hanno lasciato quello magari antico. Ok, andiamo nella parte frontale. La parte frontale, naturalmente, come abbiamo già detto, è plexiglass fumé. La scritta Hi-Tech è stata veramente ridotta all'osso. Come vediamo, è proprio impressione che si sente un po', è tangibile questa cosa. È tangibile questa cosa, si può toccare, però almeno non si vede un ciappapacchie bianche scritte grosse che danno fastidio, ma lo sto riempendo di ditate. E nella parte superiore troviamo tasto di accensione, due prese USB 2, una presa USB 3, il tasto questo non è del reset ma del controllo dei LED, c'è proprio scritto LED qui davanti. Il reset ormai è una cosa che si sta perdendo, come il VGA, come il lettore, come tutto, ormai stanno eliminando tutto che si può eliminare. Davanti diciamo pure che è forato, La parte frontale, allora ragazzi, abbiamo una fessura qui sotto e lateralmente è tutto forato, come tutti i case che mirano a curare di più l'estetica per quanto riguarda il frontale. Andiamo a perdere, naturalmente voi ci direte, ma così si perde un po' di airflow perché comunque viene immessa meno aria o comunque un po' più a fatica. È vero, cioè qui di lato questo fa da griglietta e non ha neanche un filtro antipolvere, naturalmente se no ne passerebbe veramente poca, riesce a comprimere l'aria, quindi ad aspirarla a pressione praticamente, se la succhia dentro e ve la spara all'interno del case. Naturalmente non possiamo pretendere di avere il best airflow on the world, perché comunque sia perché le misure del case sono ridotte, sia perché è un case comunque economico e sia perché si mira appunto a curare di più l'estetica del frontale, quindi un po' si perde, bisogna comunque, la coperta è sempre un po' troppo corta. Nella parte retrostante del ci danno, case, attenzione, ci danno controller. Un controller, questo controller che poi ho visto che hanno fatto passi da gigante, per dire rispetto a Lunar, hanno fatto passi da gigante perché ci danno anche la possibilità di andare su scheda madre con... Sì. Mystic Light, Aura, eccetera. Quindi comunque si può utilizzare il controller tramite il pulsante, quello qui sopra, quello sopra il case, per controllare le ventole se si ha una scheda madre che non ha questo. Addirittura questo sistema del controller, vi dico, ragazzi, che se lo comprate a parte, a seconda del marchio, comunque mediamente solo il controller costa un minimo di 15-20 euro, calcolando che il case ne costa 42, ve lo danno insieme con due ventole a LED RGB che comunque meno di una quindicina d'euro l'una non le pagate, già solo questo kit varrebbe il prezzo. Allora, questo è il controller dove naturalmente dà la possibilità di aggiungere anche altre ventole, quindi un massimo di addirittura fino a 8 ventole ci si possono collegare. Il reset switch qui non capisco perché c'è scritto reset switch, e forse il reset si può usare LED switch, ma può diventare reset switch, perché naturalmente il bottone è universale, quindi il bottone che troviamo qui sopra LED, se bypassiamo il controller perché andiamo direttamente su scheda madre, questo tasto, se lo colleghiamo sul reset della mainboard, lo possiamo sfruttare come un semplice tasto reset. Questa è una bella trovata, comunque sia una cosa futuristica, perché troviamo che trovano soluzioni per bypassare o eliminare alcune cose, però se serve all'evidenza si possono richiamare in causa. Non troviamo possibilità di montare nessun disco meccanico da 3 pollici e mezzo, quindi ragazzi, qualora voleste fare un piccolo server, non c'è sta possibilità.
due punti. Optica SSD? Disk drive, SSD, questi dalla parte frontale sono gli SSD. Ma che SSD sotto, no? Sotto dove? Sotto ci va per forza. Ah, no? Qui sotto. Ma perché dai informazioni errate? Capisco che è a braccio, però sembra che fai il peracottaro. Ah, ok, no, no, la possibilità di uno però, eh. È uno, ho capito, a te non ti piacciono, dovresti essere contento. Io la volevo fare subito pubblicità e dire, non ci si possono mettere, basta, eliminiamo dischi SSD da 1 tera, da 2 tera, andiamo per... No, non l'ho notato, non stavo notando. Ma che ragione al momento, questo è un case che tu mi andresti ad acquistare qualora volessi fare una cosa esteticamente accattivante, ma con un budget contenuto comunque sia, no? Quindi SSD da 1 tera. Quindi possiamo mettere un disco meccanico. Questi altri 4 invece servono per un altro disco da 2,5. Quindi in totale troviamo 3 slot da 2,5 e uno slot da 3,5. Quindi al massimo possiamo montare 4 dischi. Che non è male, dai, per essere un case così piccolo. Nella parte retrostante una cosa che si nota normalmente è il poco spazio che abbiamo per fare un cable management Deve. È veramente poco. Allora, è veramente poco perché già notiamo che a filo della lamiera questo coso qui sotto già sporge, come vediamo. Vedete come cavolo fa ad andarci. Come fa a chiudersi? Allora, la cosa che comunque ci viene nel nostro soccorso è questo. Praticamente la bombatura che ha la lamiera. Quindi quando lo andiamo a mettere recuperiamo un bel po' di spazio. Abbiamo lo spazio per farci andare i cavi. Normalmente dobbiamo essere abbastanza bravi, abbastanza fabbri, abbastanza scaltri, abbastanza come Stefano, che riescono a fare dei cable management che nasconde tutte le magagne. Poi una volta che è chiuso non si vede niente. È talmente stretto che si fa veramente fatica. Adesso quando faremo il primo ve lo diremo. Però rispetto ai case di ultima generazione è veramente stretto dietro, eh? L'effetto che dà una volta accesa è questo. Le ventole vi posso assicurare che non sono le stesse che monta il Lunar, perché comunque la forma è esagonale, ottagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ottagonale, otto, finisce con la 8 e 8, perché diventa femminile se sono di più, perché diventa otta, non è che dico otta, è 8, quindi è ottagonale. Questo riscrivetelo nel vostro vocabolario perché la Uzzanichieri si è sbagliata. Andiamo bene! Ha due ring, ottagonali. Non sono ring perché sono ottagonali. Quindi ha 2 8 ring, che sia nella parte esterna e nella parte interna anche. Diciamo che queste ventole saranno un po'... Non so se è stata Hi-Tech la prima a progettarle, però posso dire che è una cosa molto innovativa. Sono le prime che vediamo. Perché? Perché la pala non si vede girare all'interno, perché hanno capito che le ventole ormai vengono montate in ogni dove, sia in push che in pull. Quindi quando si va a montare... Sembra spenta, guarda, però sta girando. Quando si va a montare una ventola con il ring fuori... Quando andiamo dentro, naturalmente, se deve fare immissione, se deve spingere dentro perdiamo ogni effetto estetico, perché ce l'ha dall'altra parte, quindi quello che vediamo fuori lo perdiamo dentro. In questo caso, invece, troviamo che hanno curato tutti e due i lati nello stesso momento, quindi non dobbiamo girarla noi. Come la mettiamo, comunque sì, esteticamente risulta essere molto bella. Questa ventola mi piace molto, anche il fatto che abbia la pala scura, che fu me comunque si vede poco la pala quando gira. È tamarra ma discreta allo tamarra stesso ma tempo. Discreta, questa ci sta e sicuramente troveremo anche soluzioni anche da... Guardate da lontano che effetto che fa, sembrano soltanto due ottagonali. Allora ragazzi, come colori troviamo il rosso, il verde, il blu, il giallo, il viola, il blu acqua e il bianco. Poi abbiamo l'effetto naturalmente RGB, quindi cambia colore in automatico, è ciclico, quindi comunque a giro vedrete che cambia colore in automatico. Questo qui è un effetto molto bello. E poi abbiamo i vari preset che possiamo memorizzare sul nuovo telecomandino che hanno fatto. L'MB Sync è un tasto che comunque sia possiamo sincronizzare con la scheda madre. Adesso premendolo si spenge tutto perché non è collegata. L'Hold penso che sia per non andare a toccare appunto inavvertitamente i tasti. L'On Off delle luci. E poi abbiamo anche Fan Speed, possiamo modificare la velocità delle ventole. Questo è un telecomandino che è un'innovazione. Eccolo qua, che ha progettato Hi-Tech per i loro nuovi case. Come vedete sotto è scritto Memory Sync e Manual Fan RGB Control System. È un telecomando comunque molto semplice che in un case economico fa molto piacere. Sì, perché... Poi siccome abbiamo visto che spesso i software delle schede madri failano miserabilmente. Sì, esatto. Che considerazioni ci dai? Allora, il prezzo è ottimo, le ventole mi piacciono, mi piace il telecomando, mi piace il formato, ovviamente... Non voglio fare sempre quello che è, ha dei difetti,
l'alimentatore in alto non mi piace, non mi piace il fatto che sopra non è forato, non mi piace il fatto che il telaio ci debba aver scritto ODD, perché è una cosa che odio. Il masterizzatore, se non ci va, chiudetelo, lo so che magari costa in fase di produzione quel qualcosina in più, però chiudetelo. Pregi sono tanti, innanzitutto il prezzo, perché a 42 euro a oggi sul mercato non c'è, vi posso dire, niente del genere con questo tipo di ventole, non c'è niente con velo temperato e ventole RGB, telecomando, possibilità di collegare le ventole anche alla scheda madre, scordatevelo. Quindi se avete quel budget a oggi, questo, benché abbia dei difetti, quindi non è un case perfetto, è comunque un best buy, quindi lo trovate fra l'altro a 42 euro nel nostro negozio, pochi pezzi, poi chiuderemo per agosto, ma lo troverete ovviamente anche dopo, e vi consigliamo di utilizzarlo per delle build budget, quindi sicuramente tutti quei PC entro i 4, 5, 600 euro, il classico PC con 1050 Ti, 3, B360, perfetto. Le uniche cose che aggiungo io sono naturalmente il fatto che ci sia il Molex, perché se si fa qui una build fatelo con la presa SATA, basta il Molex, tanto sono i stessi fili, cambia solo l'attacco, quindi non vi costa nulla, però facilitate chi collega ancora con magari un alimentatore modulare o semodulare, evita di mettere un Molex o adattatori vari. Questa è una cosa che comunque sia è sempre un punto a sfavore. L'altra che noto, che non ho detto poco fa, è il fatto che nella parte posteriore purtroppo ci sono riusciti a mettere massimo una ventola da 9. 9 è un formato che comunque ormai si sta andando un po' a perdere, non ci sono soluzioni RGB o comunque se ci sono sono molto limitate, quindi se si fa un acquisto di un triple pack, quindi 3 ventole da 12, ecco la terza, in questo triple caso... Triple pack. Sì, triple pack. L'ha letto come triple pack. Da 12 questa cosa ci fa perdere la possibilità di montarla, quindi qui dietro siamo costretti poi per fare un po' di estrazione a mettere una ventola... Un po' di estrazione, poi dobbiamo farla, perché comunque sopra è chiuso, sotto è chiuso, dietro c'è solo la 9, quindi va messa sicuramente una bella ventola da 9, specialmente se poi ci andrà a fare un sistema un minimo performante. Esatto, queste sono le uniche due note che aggiungo a tutto il resto, però naturalmente ragazzi, basandoci sul prezzo che ha, il resto va. Sì, poi non scordate il velo temperato, cioè il velo temperato incide tanto sul prezzo, no, onestamente non so come faccio a farcelo rientrare. Faccio rientrare insieme col controller tuo, o è un sottocosto. O forse non è vetro, magari... Ma è vetro, toccalo. O magari schioppa. Vuoi provare a romperlo? Senti un po'? È vetro. Non c'è magari. Va bene ragazzi, diteci che cosa ne pensate qui sotto, naturalmente vi ricordo che in descrizione trovate il link al nostro sito per l'acquisto, anche per tutti gli altri prodotti che abbiamo a catalogo. Se vi è piaciuto il video, naturalmente lasciateci like, condividete e abbiamo, e non scordatevi i social di dirci che cosa ne pensate. No, come volete che si chiami questa serie, è case abbraccio, l'ho detto. Non influenzare, lasciateci delle loro. Va bene, fate voi. Ok, ciao ragazzi.